Quest'altra soluzione corta. Scambio con Giacinti. Giuliano traversa e poi il pallone rimane lì. E avanti la Roma dopo appena 6 minuti. Cambiaghi. Azione di forza. Ha vinto il primo contrasto. Vede dentro Bonfantini. Va dritta in porta l'Inter. Ancora Agnese Bonfantini a segno contro la Roma. Lavoro splendido di Cambiaghi su questo pallone. 1-1. Va direttamente al tiro, c'entra Fordos, un pizzico di egoismo qui di Giuliano. Trossard, tiro deviato! E di nuovo avanti la Roma! Sanne Trossard, 2-1. Va Banusic, direttamente in porta! La firma di Banusic al minuto numero 51, che aiutata anche dal vento, trafigge l'estremo difensore della Samp e porta in... E porta in vantaggio il Napoli. Napoli 1, Sampdoria 0. Ottima difesa di Bertucci. Poi Kemlischi è in posizione regolare. Attenzione a Paloma Lazzaro. Paloma Lazzaro che va con il destro. Appena entrata, realizza il raddoppio per il Napoli. Tutto regolare con l'arbitro che fino all'ultimo ha guardato a chi andasse il pallone. Il cross è interessante. Palla dentro. Non esce Baldi. Poi arriva Grosso a disegnare una traiettoria perfetta. Palla all'angolino, 1-0 Juve. Al minuto 10 il match si sblocca. E per la velocità di Bernstein che arriva prima di Ersen, si rinnova il duello, 1 contro 1. Palla per Eceghini che si infila. Eceghini! Fantastica azione della Juve. Un 1-2 micidiale in 3 minuti, 2 gol. È 2-0. Passa, resiste. Cerca Eceghini, la trova Eceghini, la sistema sul destro con deviazione. Il risultato è il 3-0 Juve. Caruso, Girelli con la finta per Boattin che può infilarsi. Boattin in area di rigore. Boattin dentro. Che meraviglia la Juventus. 4-0. Il Milan passa al sesto minuto con il sesto gol di Chanté Domping in campionato, che punisce così il primo Como di Bobo Maccoppi. Torna da Monnecchi, Guagni però la segue e la chiude, ancora possibilità per la numero 27, il cross, il colpo di testa di Karl Ernast, è un grandissimo gol, il primo del Como della gestione Maccoppi, un pallone delizioso di Monnecchi, uno stacco puntuale di Karl Ernast, preciso. Ma da Korinciova che rinvia a corto. Allora Vigilucci stoppa, calcia ed è un super gol di Vigilucci, si candida così all'Oscar del gol più bello della giornata. Vale Domping, posizione regolare di Dubčova, il cross sul primo palo, si libera Loran che trova un gran gol del 3-1 e può andare a far festa. Dubčova, Loran, si gira, calcia! È la sua serata, è la sua Pasqua. Quarto gol per il Milan, secondo per lei in 2 minuti, uno più bello dell'altro, sorride.